È bella, bella sensazione, devo dire la verità, fin da stamattina quando siamo arrivati in ritiro a Montecatini, insomma, un po' il pensiero c'è stato. L'ultima volta c'ero stato con Rimini, ma che era l'anno dopo che ero andato via, che ormai sono, non so neanche quanti anni fa. 13 anni. Però non avevo giocato, non avevo avuto modo di giocare neanche un minuto, quindi sì, qualche capello in più, però ti ripeto, è stata una bella emozione, davvero, forte. Molto forte. Sì, tra l'altro è un'avversaria che pensavamo che fosse la Lucchese o la propria Scienza, invece poi è stata pure Renate. Tanto una vale l'altra, con tutte queste squadre coinvolte nei playoff, le devi incontrare, le più forti le dovrai incontrare, quelle un po' più antipatiche, tipo quella che andremo a incontrare subito, sarà già dura e quindi ci prepareremo sicuramente al meglio. Beh, quello è... Non ti nascondo che è sempre stata un'idea che ho avuto in testa, quindi continuiamo a pensarlo. Io rispetto a Corrado ho ancora in testa di giocare davvero, mi sento di voler giocare ancora tanto, quindi finché il corpo non mi dirà qualcosa, la mente non mi dirà qualcos'altro, io voglio continuare a giocare. Spero, ti dico la verità, insomma, di poter finire a Pistoia, quello sarebbe eccezionale.